Del mondo del calcio ne parlano tutti, ma niente è stimolante come sentire le parole dei diretti interessati. A Basement Café by Lavazza date il benvenuto ad Alessandro Nesta e Stefano Borghi. Benvenuti a Basement Café. Grazie mille. Grazie a te. Grazie, grande piacere. Accomodatevi pure. Grazie mille. Come state? Benissimo, direi. Alla grande. Tutto bene, eh? Sì, sì, sì. Parto col mondiale. Ai, ai, ai. Quale? Qatar. C'è stato un mondiale? Qatar 2022. Ah, c'è stato il mondiale. C'è stato il mondiale. Sì. L'Italia che non è il mondiale allontana le nuove generazioni dal calcio? Per me sì. Sì, perché abbiamo una Lega, una Serie A inferiore rispetto al passato. Perciò la nazionale deve essere trascinante verso le generazioni e far appassionare i ragazzi. In un momento anche che i ragazzini hanno tante altre... Quando ero piccolo giocavo solo a calcio. Non c'era PlayStation, non c'erano altre... potevo fare solo quello. Andavo giù nel quartiere, palazzo contro palazzo, e ci sfondavamo tutto il giorno. Oggi, se la nazionale non trasporta, chi trasporta in Italia verso il calcio? Io non vedo neanche la Serie A che possa appassionare così tanto. No, poi il campionato del mondo è veramente un qualcosa di unico. Ogni 4 anni ed è il festival. Io mi ricordo, sono dell'82. Per me l'esplosione del calcio, che è sempre stata una passione fin da quando cammino, però l'esplosione del calcio è stata Italia 90. Io avevo 7 anni e mezzo in quell'estate. Okay. Il mondiale dell'86 non me lo ricordo direttamente. Il mondiale, giocato in Italia, la famiglia che mi spiegava cos'era il mondiale, vedere questi colori, vedere il Camerun alla prima battere l'Argentina, fu l'esplosione davvero della passione per il calcio. Se io penso a un ragazzino di oggi che magari arriva ad essere maggiorenne senza aver visto l'Italia ai mondiali, perché manchiamo da 2 edizioni e speriamo, anzi dobbiamo tornarci fra 4 anni, è un pezzo importante che ti manca. E quindi capisco che ci sia un po' di disaffezione, anche se fondamentalmente è cambiato da quando eravamo ragazzini noi. Un'altra cosa che mi stupisce è che oggi giri per strada e vedi tanti ragazzini con la maglia di Messi, con la maglia del Paris Saint-Germain, con la maglia del Real Madrid, con la maglia del Barcellona, la maglia del Manchester United. Quando eravamo ragazzini noi, anzi, ti prendevi la maglietta del colore della tua squadra, ma quella esisteva. Poi è ripreso magari dall'esotismo di certi nomi, certe partite di Coppa, ma esistevano i tuoi campioni, i tuoi eroi, la nazionale. Adesso è un po' differente. Ma è cambiato il calcio nostro, nel senso che negli anni 90 era il calcio più ricco del mondo, perciò tutti i campioni venivano in Italia perché pagavano più degli altri. Oggi non possono più pagare, perciò... E poi la TV fa vedere tutto ormai. Vedi la Premier, tutti gli orari, tutto quanto, perciò mio figlio, noi viviamo in America, ha 14 anni, va a scuola e tutti vedono la Premier League. Cioè mio figlio è del Chelsea, io ho giocato nella Lazio e nel Milan. E io ho detto, ma scusa... Ma tu non dirlo, perché faccio una brutta figura. Cioè, scegli o Lazio o Milan, io ti rispetto, qualsiasi cosa scegli. Però ho dovuto portare a Londra a conoscere Mason Mount, e Mason Mount l'ha abbracciato e lui ti si mette a piangere. E io dico, vabbè, ti supporto, ti porto a vedere il Chelsea. Ma non... Questa cosa comunque fa riflettere a me, ma è una cosa che l'Italia come paese deve capire, che con così poco tempo siamo arrivati ad essere un campionato così povero. Io credo che il primo problema siano gli stadi che fanno schifo in Italia. Sì. E andare allo stadio non è uno spettacolo, ma è di essere proprio appassionato. Sì. Perciò in Inghilterra vai, c'è quegli stadi stupendi, quando entri è già parte lo show, parte già un altro mondo. Io vi chiedo di esasperare una cosa che succede, che accade sempre ogni volta che l'Italia perde delle grandi occasioni, no? L'Italia non va al mondiale, il giorno dopo una cosa che si dice, che leggo sui social, spesso è ci sono troppi stranieri nel calcio italiano, no? Vado a vedere però i numeri e ce ne sono di più in Premier League. Appunto. Cosa vuol dire che ci sono troppi stranieri nel calcio italiano? Vuol dire che si cercano delle soluzioni superficiali a dei problemi che sono molto più profondi. Questa cosa del ci sono troppi stranieri è ovviamente una cosa senza senso,
perché la differenza in un campionato la fa non l'italiano, il tedesco o il canadese, la fa il grande giocatore, il buon giocatore o il giocatore mediocre. Lo stesso discorso può essere fatto, un'altra cosa che non mi è mai entrata, bisogna ridurre il numero delle squadre partecipanti. Sì. Non è vero, la Premier League è la lega più ricca e più spettacolare del mondo ed è la lega più internazionale e ha esattamente 20 squadre come il campionato italiano. Bisogna fare in modo che siano 20 buone squadre. Le uniche differenze fra gli esseri umani e quindi anche fra i calciatori sono date dal valore. Quindi, che sia di Milano, di Messina o del Canada, non importa niente, importa come biondo o moro. Buon giocatore, grande giocatore, giocatore mediocre. Questo è quello che fa la differenza. No, io penso che sia una scusa degli italiani. Io faccio il confronto con la mia generazione. Giocavamo a 17 anni in Serie A, non era che uno è più bravo, uno è meno bravo, ma non avevamo scuse. Gli stranieri che erano, facevano i difensori, quando giocavo io, si chiamavano Lilian Thuram, si chiamavano Jaap Stam, Paolo Montero, cioè giocatori di un altro livello. Oggi non ci sono quei giocatori stranieri che vengono, non sono così forti, perciò cosa non voglio sentire dagli italiani? Le scuse, queste sono scuse. Tirate fuori gli attributi, imponetevi nel vostro campionato, un campionato più semplice rispetto al passato, ma basta scuse. Se l'Italia non va ai mondiali, non è perché non c'è lo straniero, no, perché ci dobbiamo svegliare. Non diamo sempre la scusa ad altri, se no al prossimo mondiale resteremo a casa. Iniziamo a prenderci proprio responsabilità a tutti, in tutti i settori. Primo, e non diamo scuse ai ragazzini. Ti piace il calcio? Vuoi arrivare? Te lo devi meritare. No, perché sono italiano, devo giocare. Perché? Non me ne frega niente se sei italiano. Se sei forte, giochi. Se non sei forte, stai a casa. E perché i Nesta e Del Piero e i Totti non ci sono più? Per me sono generazioni. Sono generazioni che passano. C'è la generazione fortunata della Spagna, con Iniesta, Xavi. Poi dopo ci sono dei buchi per tot anni. Nella mia generazione siamo nati 76, tra 73 e 76, tanti giocatori, tanti. C'è stato Del Piero, io, Totti, Cannavaro, cioè, Pirlo, c'è stata un'abbondanza. E infatti hai vinto un mondiale, non a caso. Però non è perché hai fatto la scuola calcio migliore quell'anno, l'anno dopo l'hai fatta un po' peggio. Sono annate, il talento, Dio fa così ogni tanto, mette polvere in testa a qualcuno. Io c'avevo in squadra Totti, a Del Piero, io devo correre. A me mi ha dato, ma io dovevo lavorare. Quest'altri aveva esagerato con la dose di magia, erano talenti nati per loro. Secondo me eri lì vicino un po' di dose. No, vabbè, ma arrivata. Io devo correre. No, ha ragione. Ci sono le cosiddette generazioni dorate, però c'è anche un tema di formazione, di sviluppo. Noi abbiamo un problema nel nostro calcio giovanile. Ed è un problema legato sì a una sorta di mancanza di vocazione, se la vogliamo mettere in questo senso. Oggi sono sempre meno i ragazzini che giocano in strada, che giocano negli oratori, che giocano nei parchi, perché ci sono altre cose. Però secondo me noi abbiamo anche un problema legato a chi li dovrebbe formare e al sistema che dovrebbe favorire lo sport nella scuola, lo sport a livello infantile, lo sport a livello adolescenziale, non per forza con l'orientamento al professionismo, però sicuramente con una maggiore interazione anche col sistema scolastico. Lo sport, il calcio, ma lo sport in generale, quando noi eravamo ragazzini, era veramente, come si diceva prima, l'attività totale al di fuori della scuola e della famiglia. Oggi non lo è più. E quindi sì, non dovremmo aspettare una generazione come la loro, però secondo me dovremmo anche lavorare per cercare di valorizzare meglio il materiale che abbiamo. Un'altra cosa vi chiedo. Guarda, ne parlavamo anche prima in camerini, ho letto questo dato che mi ha fatto molto riflettere, il fatto che in Serie A, prima di vedere un attaccante italiano segnare una doppietta, sono dovute passare 7 giornate, no? E questa cosa spiegava un po' il fatto che forse il reparto che ha bisogno di maggior sostegno nel calcio italiano è quello dell'attacco. Cioè l'Italia non va ai mondiali perché gli attaccanti non segnano. Siete d'accordo con questa cosa? No, perché per me Ciro Immobile è un ottimo attaccante e perché anche le altre nazionalità non hanno più questo grande attacco, il numero 9 di una volta. Cioè la Spagna a Morata, con tutto rispetto, tutto, però cioè, non c'è. Adesso si parla tanto di Haaland perché è quello lì, il 9 di una volta, cioè quello che fa gol, ma ce n'è uno, ce ne sono due. Ancora i top al mondo sono Giroud che ha 36 anni, sì. Benzema 38, Lewandowski e dopo sotto abbiamo? Sì, ok, adesso crescono Mbappé che è più un esterno. Haaland è l'unico vero centravanti che oggi sta crescendo, poi ce ne saranno altri, ma questo problema non ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno anche altre nazionalità. Anch'io credo che sia
un'altra lettura un filo superficiale, perché poi è una questione di modo di giocare a calcio, è una questione anche di momenti. Adesso, secondo me, noi in Italia abbiamo un reparto di centrocampo molto ricco, perché il centrocampo base dell'Italia, Jorginho, Verratti, Barella, è un centrocampo che guarda negli occhi qualunque altro, e hai anche alternative, Tonali, Locatelli, Pellegrini. Abbiamo un reparto molto ricco. Davanti le scelte sono un po' più tirate. Secondo me qualcosa all'orizzonte potrebbe esserci. E anche in questo senso penso ad esempio a Scamacca, che è un ragazzo che ha fatto bene l'anno scorso, o a Lucca, che non ha giocato in Serie A, ma si è fatto notare in Serie B. Potrebbe essere utile internazionalizzare il loro profilo. Scamacca è andato in Inghilterra, Lucca è andato all'Ajax. Secondo me possono essere esperienze formative, esperienze che permettono loro di crescere. Io la vedo anche come motivazioni. A me è capitato, 2006 vinciamo il mondiale perché viene fuori lo scandalo di Calciopoli. Noi andiamo in ritiro che non sapevamo dove giocavamo, in B o in C. Lì comunque no, fai il gruppo. Con parte dell'opinione pubblica, e non solo dell'opinione pubblica, ma anche delle istituzioni che vi dicevano non dovete andare. Sì, un casino. Non dovete andare. Noi troviamo le motivazioni e vinciamo il mondiale, che non eravamo i favoriti assolutamente. Non ci danno per sconfitti l'europeo, grande europeo, vinciamo. Momento che diventiamo forti, ci sentiamo forti, noi falliamo. Ma anche la mia generazione è stata così, perché poi andiamo noi in Sudafrica, da vincitori, mi pare in Sudafrica, da vincitori del Mondiale 2006, facciamo un flop mai visto. E nel nostro DNA, il momento che vinciamo, rivincere, facciamo fatica a ricaricarci. Noi dobbiamo avere sempre fame, dobbiamo avere sempre lo scandalo un po' dietro, purtroppo è così. Dietro l'angolo. Perciò quando faremo, prima di un mondiale, bisogna tirar fuori lo scandalo. Entro 4 anni la organizziamo grossa. Tanto si trova. Cioè. Abbiamo parlato di attaccanti, vi faccio vedere un film dove ha recitato un grandissimo attaccante. Cosa sta succedendo? Ce ne andiamo di qui. Come? I partigiani ci faranno arrivare fino alla Senna. Una volta dall'altra parte faranno saltare il tunnel. C'è un battello che ci aspetta e in 2 ore saremo fuori del paese. Salut! Eccoci, andiamo. Presto. Colby, io non voglio venire. Torniamo in campo. Possiamo vincere la partita, ce la faremo. Chi lo dice? Lo dico io. Non è che poi siano tanto forti. Come sarebbe? Possiamo vincere. E perché no? Abbiamo trovato il ritmo. Un momento. Colby, perdiamo tempo. Vuoi dire che vorreste tornare a giocare il secondo tempo? Ma certo. Abbiamo solo pochi minuti, andiamo. Ma potremmo davvero vincere. Non ci riuscireste mai, non mi importa. Ma perché no? Non è male come portiere, vero? Che cavolo vi prende? Volete tornare in gabbia? Vieni, ci servi. Allora, fate quello che volete. Io non ci torno in prigione. Tu devi tornare in campo, se non no, torni. No, Colby, no. Se tu non torni indietro, non possiamo giocare. Ti prego, Hutch. Questa partita è importante per noi. Lo sai anche tu. Devi tornare indietro. Muoviti. Ti prego. Vieni. Possiamo vincere. Se scappiamo ora, perdiamo più che una partita. Ti prego, Hutch. Perché siete così tanto innamorati di questo film? Oh, strepitoso. Sì. Questo è stato il film che veramente uno di quei film che mi hanno condizionato. Perché ero talmente malato di calcio e vedere questo film. Dopo questo film ho fatto 100 rovesciate sotto casa perché Pelé fa gol, mi sono spaccato la schiena. È stato un film strepitoso. Qual è stata la vostra più grande vittoria in carriera? Ma personale, vabbè, il mondiale. Mi sono fatto male alla terza partita. La vittoria che ho sentito più, le vittorie che ho sentito di più nella mia vita, che ho vissuto io da prima persona, è stata la Champions League, la prima, con il 2003 contro la Juve, e lo scudetto con la mia squadra del cuore, che era la Lazio, che sogno da bambino mio e della mia famiglia. Quello è stato il top. Da fuori, quando eri un ragazzino, c'era qualcosa che non ti piaceva del giornalismo in Italia? Qualcosa che pensavi, se mai dovessi farlo, cambierei subito questo? Guarda, ti dico la verità. Quando ero ragazzino non guardavo tanto al mondo del giornalismo, guardavo il campo, guardavo i calciatori, guardavo gli allenatori. Io ti dico, ho iniziato a fare questo mestiere una ventina d'anni fa, all'inizio degli anni 2000. E già solo da quando ho iniziato ad adesso ho visto un cambiamento totale, sia a livello di mezzi di comunicazione, sia a livello di modo di fare comunicazione e informazione. Quando ero ragazzino
o bambino meglio ancora, c'era questa dimensione sempre un po' mitica anche del giornalista, anche perché il telecronista era uno fondamentalmente, era Bruno Pizzul. Sì. Il programma della domenica quando ero bambino c'era 90esimo minuto, Paolo Valenti e i suoi inviati. Noi guardavamo anche Domenica Sprint che era su Rai 2 all'ora di cena. Era uno scenario talmente ridotto e con figure anche che hanno fatto la storia che non mi veniva da dire no, io vorrei farlo diversamente, anche perché mai mi immaginavo di poterlo fare. I sogni erano magari di poter essere in campo, anche se ho capito presto che sarebbero rimasti tali. No, è più adesso, ti dico la verità, che in questo mondo e di conseguenza il nostro settore che è cambiato così tanto, che cambia così velocemente e che prende anche così tante diramazioni, che vedo delle cose e dico questa cosa non mi va, combatto affinché sia diversa. Okay. A me non piace la superficialità, non mi piace la ricerca esclusivamente della velocità, dell'essere il primo a dire qualcosa. No, è molto più importante dire una cosa vera, una cosa sensata e fare un'informazione giusta piuttosto che arrivare un secondo prima dell'altro. Questo è un aspetto che combatte. Poi anche il fatto di dire è vero che è una vita che ha insomma dei costi, fare il giornalista sportivo ti impone di non avere feste comandate, di non avere weekend, di vedere poco la famiglia, però siamo anche fondamentalmente dei privilegiati perché facciamo di una nostra passione il nostro lavoro. E quindi dovrebbe anche esserci un senso di responsabilità nel prepararsi, nel lavorare, nello spendere ore a guardare le partite, ad approfondire, nel ricercare, nel verificare le cose che si dicono. Più adesso che non prima, che magari mi vengono delle, tra virgolette, battaglie da combattere. Sì. Qual è il prezzo che ha pagato l'Alessandro Nesta uomo per l'Alessandro Nesta calciatore? Ma no, io ho vissuto il mio successo. Io allora, è tutto molto rapido. Ai 16 anni sei nel quartiere, sul motorino, a fare la vita del ragazzino. In un anno e mezzo ti ritrovi così, boom, cambia tutto troppo veloce, non sei pronto. E perciò è difficile mantenere un equilibrio, perché da zero, che in banca, parliamo chiaro, da zero tu hai un contratto che non esiste, che non ha senso. E perciò tu, in quel momento, il tuo cervello deve essere pronto a... ma non sarà mai pronto. Perciò io credo che... però io ci ho messo poco a capire. Io ho vissuto la mia carriera sempre con semplicità, non ho mai fatto cose eclatanti. Ho avuto successo, ma ho fatto una vita riservata. Perciò io ho fatto una vita normalissima. Andavo a giocare a calcio la domenica, tornavo a casa, stavo in pigiama, avevo il cane, mi sono fidanzato a 21 anni e a 21 anni sto ancora con mia moglie dopo 25 anni. Okay. Cioè non è affatto... io ho fatto quello che ero. Se fossi stato calciatore o non calciatore, io avrei immaginato la mia vita così, in termini di famiglia, di cose. Poi il calcio mi ha dato una sicurezza economica, mi ha dato la possibilità di viaggiare. Oggi vivo negli Stati Uniti perché questo mi ha cambiato e mi ha dato. Però io non ho rinunciato a nulla. Io ho fatto i figli quando ero un pochino più grande, me li sono goduti. Mentre giocavo mi sono messo sul pezzo, pensavo al calcio. Però rinunce che dici wow, potevo. Forse a 14 anni, sono andato poco in discoteca, quella da lì qualche ragazzina, sai, all'inizio quando magari ho perso un anno o due di quello, però ho fatto una vita strepitosa. Ringrazio il Signore ogni giorno. Le emozioni che ho vissuto, io sono stato male quando ho smesso. Okay. Perché quella botta dell'adrenalina che avevo la domenica, arrivavo a San Siro, partiva la musica dei Guns N' Roses al riscaldamento, perché mettevano e boom, si accendono le luci. Quella botta dell'adrenalina è una droga, diventa. Perciò quello che non ho più, adesso non ce l'ho più, adesso ho il problema, ma non prima. Prima, spettacolare. E come lo riempi quel vuoto? È difficile, ho fatto fatica. Io quando ho smesso, ho detto, sono una persona equilibrata, non faccio vita, non ho mai stato una star, diciamo. Però quella botta dell'adrenalina, il momento che l'ho persa, ho avuto problemi. Cioè, la vita mi sembrava tutto normale. Mia moglie mi portava a Santo Domingo, albergo bellissimo, super figo. Dopo un giorno gli chiedevo, scusa, quando ce ne andiamo? Ma no, una settimana mi c'è stato. Ma come una settimana qua stiamo? Cioè, tutto è normale. E perciò ho fatto fatica ad apprezzare, dopo quei figli che sono cresciuti, adesso i figli mi danno quella motivazione, però ho fatto fatica. E ti capitava di parlare con altri colleghi che si trovavano in questa situazione? Guarda, c'ho uno dei migliori amici miei, Beppe Favalli, che giocavamo qua
Lui si è comprato la moto, va sempre in giro in moto. Dico, ma dove vai con sta moto? Lui ha trovato la pace con la moto. E ha detto, io la moto non ce l'ho. Non ho trovato forse un qualcosa che mi desse un po' di... Perché ero proprio... Io ero calcio. Dopo il calcio non c'era... Potevo portarmi sulla luna, mi fregava niente. Hai letto da qualche parte? Però te l'ha detto involontariamente. Lui dicendoti che ha fatto una vita normale, ti ha invece comunicato che non è una vita normale la loro. Anzi, è una vita incredibilmente eccezionale. E questa è un'altra cosa da cui dovremmo partire quando magari ci lanciamo a giudicare i calciatori viziati, privilegiati. Attenzione! Sono persone che a 14 anni sono entrati in un mondo che è per praticamente nessuno e che a 35 anni si sono ritrovati, dopo 20 anni di iperprofessionismo, ad affacciarsi alla vita. A 35 anni un ragazzo normale sta iniziando. Per loro la loro vera carriera lavorativa è finita e si ritrovano nel mondo normale dopo non aver vissuto nel mondo normale. No, è una vita veramente complessa. Mentalmente sì. Complessa. È pericolosa mentalmente. Poi nel mezzo, in quel pezzo dentro che tu fai da quando inizi a quando finisci la carriera, è strepitoso. Ce lo auguro a tutti perché, come dici te, non è umano che un 16enne, 17enne si prende, va a giocare per i mondiali e si prende una responsabilità se sbaglia, cioè sì. È disumano. È disumano. Però c'è una... Anche lì c'è chi lo può fare e chi no. Certo. Cioè, 17 anni prendono quello che lo può fare. Cioè, sono persone diverse che arrivano per tanti motivi, perché qualità tecnica, perché tengono botta sotto pressione, per tante cose. Però io dico, io ho vissuto da normale la mia vita fuori dal campo. Sì, cioè, vado a casa, io ho il cane mio, ho mia madre, mia fidanzata, mio fratello, le stesse persone, quello che dico. Però come dici te, è disumano. Va gestita la mente, perché la mente, dopo quando io ho tanta gente ha avuto problemi dopo il calcio, ma mentale, è proprio mentale la cosa. Io ho letto da qualche parte che Roberto Baggio, quando ha smesso di giocare l'ultima partita, nella sua testa la parola che ha pensato è stata liberazione. Basta, da adesso in poi non soffrirò più. Tu che hai avuto una vita di infortuni non hai pensato la stessa cosa? Io sì, io l'ultima partita l'ho fatta a Montreal, giocavo nel Montreal in Canada. E mi sono stirato per chiudere in bellezza, per non farmi mancare niente. E ho detto... Cavolo, mi sono stirato e non vado a fare la risonanza. Perciò era sempre... questa è una figata. Dopo però vado sul divano, inizia il divano, e mia moglie mi dice, amore, andiamo a fare la spesa. Ok, andiamo dal Publix a Miami e carichiamo tutta la macchina. Dopo due giorni andiamo a fare la spesa. Io dico, adesso ho 38 anni, tutti i giorni andrò a fare la spesa? E tutto, da prima andavo, capito? E lì prendi la botta, capito? Che vai giù di testa. Stiamo parlando di attese, di vita. Vi faccio vedere un film che parla all'incirca di questa cosa. Mare dentro. Thank you.
Io ho letto questa cosa, non sapevo, ti dico la verità. Zeman un giorno ti guarda e ti dice: da oggi in poi tu giochi in difesa. Sì, io ero un ragazzino, centrocampista, che ho fatto tutta la trafila, poi ho fatto un po' il terzino, giocavo terzino destro. Poi dopo succede che le ultime tre partite di una stagione, io un bambino ancora, si fanno male tutti e mi fa giocare centrale. E così dai, ho fatto il mio, ho fatto poche cavolate, perciò. L'anno dopo arriva Cragnotti, cioè già con i soldi, perciò potevano comprare chiunque. Gli chiedono: scusate, e la difesa chi comprate? E lui dice: c'ho quel ragazzino lì che giocherà lui. Io dico: ma questo io? Ma che è matto questo? Allora, poi con Zeman non era facile, no, stare dietro. Ho detto: no, sono andato, mister, guarda, ma è sicuro? È sicuro che so io, che posso essere io? No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ero spaventatissimo, ero spaventatissimo. Però guarda, Zeman, così come altri, posso pensare a Bielsa, ad esempio, che è un'altra figura un pochino assimilabile per l'aura che lo circonda, ma anche per i contenuti che ha e per un certo tipo di etica. Sono la dimostrazione di un concetto che secondo me è molto importante, ovvero che la vittoria, il risultato sia l'unica cosa che conta. Non è vero, non è vero. Perché la storia del calcio ha decretato tanti vincitori e tanti sconfitti. Però il calcio ci ha insegnato ciclicamente che sono rimaste nella storia splendide squadre o splendidi allenatori o splendidi giocatori che non hanno vinto e che non hanno avuto bisogno, comunque non hanno preso il risultato come distintivo da mettere davanti o come giustificazione. Zeman è uno di questi, perché è vero, avrebbe potuto fare di più, avrebbe potuto fare diversamente, però ha lasciato un'eredità, ha lasciato un'impronta indelebile. E questo è successo sempre nel calcio, andando indietro, prendendo anche solo le nazionali, l'Olanda degli anni 70 che ha rivoluzionato il gioco e non ha vinto, l'Ungheria degli anni 50, il Brasile dell'82, tante cose, ma il calcio è straordinario anche per questo, perché anche non vincendo puoi lasciare un'impronta, puoi lasciare un'eredità e credo che in fin dei conti quando si fa un bilancio di Zeman questo pesi, pesi anche di più delle cose che avrebbe potuto vincere che non ha vinto. Da appassionato di calcio, il Milan è tornato a vincere lo scudetto, finalmente, no? Che cosa hai pensato? Che al Milan hanno riniziato a fare le cose fatte bene. Sì. Finalmente delle persone, dopo anni di un anno comandano, poi via, si ricomincia da capo. Entrano altri, si ricomincia sempre da capo. Alla fine sono arrivate persone serie. Io non è perché è mio amico, ma Paolo Maldini per me è un ragazzo in gamba. Sa far calcio, ha vissuto il calcio come va vissuto, sempre con umiltà, un campione al di sopra di tutti noi. Noi nel calcio lo riconosciamo come qualcosa di superiore a noi, perché io lo reputo una persona molto intelligente. Hanno trovato un allenatore giusto, l'hanno protetto, l'hanno voluto, l'hanno accompagnato in tutte le loro cose e hanno avuto il risultato. Bisogna anche saper far mercato, no? Come no, specialmente. Spesso si trova la scusante dei soldi, però quando i soldi non ci sono bisogna trovare altri strumenti. Credo che Milan l'abbia dimostrato. L'anno scorso, subito dopo la fine del campionato, si sentiva spesso dire: è un campionato che ha perso l'Inter. No, secondo me il campionato dell'anno scorso lo ha stravinto strameritatamente il Milan, proprio per tutti i passaggi, dal primo all'ultimo. E credo che il Milan di questi anni abbia dato una dimostrazione molto chiara di come, anche senza avere il più grande potenziale economico della competizione, con le idee, con la sinergia fra i reparti, ovvero l'idea di andare a prendere un giocatore, riuscire a prenderlo nei parametri sostenibili, avere un gruppo che riesce ad alzare i propri livelli, avere un allenatore che mette tutto a sistema, perché Pioli ha avuto dei meriti indiscutibili, instaurare un ciclo virtuoso di questo tipo ti porta anche a poter superare delle differenze economiche che sono ovviamente significative, ma che non definiscono il risultato finale di per sé. Sì, altrimenti sì. Manchester City e Paris Saint-Germain avrebbero la bacheca piena di Champions League. Messi è il migliore di tutti i tempi? No, per me no. Anche per me. Io sono legato a Ronaldo, il brasiliano. Io ho giocato contro tutti loro. E questi Cristiano e Messi l'ho beccati a 38 anni, già ero mezzo fritto. Ma io l'altro, il brasiliano, l'ho beccato a 22 anni, una serata a Parigi, finale di Coppa UEFA. Sì.
mai visto un giocatore. Ma sai che sono uscito, sereno? Ho perso la finale di Coppa UEFA e sono andato allo spogliatoio e mi sono seduto e dico: cosa potevo, intanto mi chiedevo sempre cosa potevo fare di più. Dico: stasera io non potevo fare nulla. Perché questo, ho trovato il giocatore più forte che abbia mai visto. Le mie capacità non sono sufficienti per fermare questo tizio qua. Una forza, una classe, un giocatore strepitoso. Gli altri non ci ho giocato un po', dai, sono forti, c'è la partita che ti fanno gol, una partita che invece non lo fanno, te la giochi, l'altro non te la giochi, possibile. Tu sai che tutti quelli che io ho incontrato che hanno giocato con o contro Ronaldo il fenomeno dicono tutti questo. Fuori da ogni canone, fuori da ogni categoria, tutti. Lui tutto rotto, lui poi è venuto al Milan, abbiamo giocato insieme. C'era un periodo che non andavamo più in nazionale, abbiamo dato tutti quelli, eravamo mezzi rotti, io non andavo più in nazionale. Rimaniamo tanti brasiliani a Milanello, metti sei brasiliani tra fratello di Kakà e sei italiani, io, Brocchi, Ambrosini. Allora, cioè, una settimana, sei in pochi, gli allenamenti sono un po' noiosi, organizziamo Italia-Brasile con le magliette, sei contro sei, una roba del genere. Perciò il giorno dopo ci presentiamo a Milanello, le magliette nostre della nazionale, e loro i brasiliani. E a sette campo piccolo, noi italiani, sai, si presenta Ronny, già era un po' pienotto, già tutto rotto, ci ha dato una rumba, ti dico. Alla fine abbiamo litigato tra di noi, la frustrazione, io ho litigato con Ambro che mi insultava, ma tu non, sei scarso, tu non hai, ma c'avevano, perché ci avevano ricoglionito. E perciò è stata, ma lui fenomeno mai visto, fenomeno, ragazzo eccezionale, vabbè, numero uno. Faccio vedere il prossimo film. Che pizza! Non succede mai niente di interessante qui. Ma come si fa a vivere a Gundox? La odio questa casa, non vedo l'ora di andarmene via. Sul serio? No, stavo facendo i cancelli in aria. No, sì, i capelli in aria. Vuoi dire i castelli in aria, zuccone? E io che ho detto? Grazie, Brett. Io ti capisco, stronzetto. Credo che anche a me mi mancherà questo posto. Sta lì, finocchietto. Finocchietto? Io non sono finocchietto, io ti ammazzo, Brett. Ah, è Mouth. Ciao, Mickey. Ehi, hey, Brand. Come va? Tutto bene? Ragazzi, che succede? Giù il piede dal tavolo, Mouth. Va bene. Che sta succedendo? Ehi, che vi è preso, ragazzi? Dai, che c'è? Ma che vi è morto il gatto? È il nostro ultimo weekend insieme. L'ultimo weekend dei Goonies. Dobbiamo separarci con stile. Scorrazzando per la costa, sniffando un po' di neve, sbronzandoci di birra e invece niente. Questo deficiente di fratello maggiore doveva rovinare tutto. Facendosi bocciare all'esame di guida. Io non so che ti farei. Ehi, ragazzi, mi volete far entrare? Fesso all'ingresso. Non si apre! È Chunk. Oh, ragazzi, grazie, grazie mille. Voi non ci crederete, ma questa volta dico... Di la verità. La verità. Che c'è, Nicky? Stronzo. Bocciato all'esame. Pianta la Mau. State a sentire, voi non mi crederete mai, giuro. C'erano due auto della polizia, ok? E inseguivano una Jeep a quattro ruote motrici. Correvano come matti. I proiettili volavano da tutte le parti. È stata la cosa più mondiale che ho visto in vita mia. Più mondiale di quella volta che Michael Jackson venne a casa tua per andare al gabinetto. E più mondiale di quella volta che salvasti quei vecchi dall'incendio dell'ospizio, scommetto. Sì, è stata ancora più mondiale di quando ti sei mangiato 2 metri quadrati di pizza coi funghi. E va bene, Brand. Michael Jackson non è mai venuto a casa mia per fare la cacca. Ma sua sorella sì. Lui prima ha detto: io ho vinto la Coppa del Mondo, no? Qual è per te la Coppa del Mondo? Cioè, qual è l'obiettivo che devi raggiungere? Per me vincere la Coppa del Mondo sarebbe continuare a fare quello che faccio, come lo faccio, con la libertà che ho e con le opportunità che mi vengono date. Non mi fisso un obiettivo. Potrei dirti: vorrei commentare la finale di Champions League, vorrei commentare la finale del Mondiale. Non è vero. Per me è già veramente incredibile tutto quello che mi è successo. Sì. Dall'inizio alla fine, sì, perché se penso a ogni passaggio,
mi rendo conto che al momento mi sembrava il massimo, mi sarei fermato lì, sarei stato contento. E invece continuo ad andare oltre, continuo ad arrivarmi nuove sfide, per cui non ho un obiettivo. Se io posso continuare anche per i prossimi 20 anni sull'onda di quelli che sono stati questi quasi 20 anni, io ho vinto il mio mondiale. Qual è la più grande litigata che avete fatto sul lavoro? Le più grandi litigate le faccio in quei momenti pre-partita in cui non funziona qualcosa, o non ho un ottimo ritorno, o il monitor non è perfetto, e lì subentra anche un po' la tensione del momento. Per cui magari mi sfogo con il povero coordinatore o tecnico audio che è dall'altra parte. Puntualmente a fine partita vado a chiedergli scusa. Non mi è mai capitato di avere degli scontri veramente seri sul lavoro, forse anche un po' per il mio carattere, non sono uno semplice, chiedi a mia moglie, non sono uno semplice. Però ho sempre l'obiettivo, se sto lavorando, di tenere la situazione il più possibile tranquilla, perché altrimenti poi va contro di te. Sì, se tu sei nervoso e 3-2-1 in onda diventa molto più difficile. No, io non, diciamo, il nostro è uno sport dove la tensione è alta, perciò con un attimo, con avversari, con compagni di squadra. Io ho avuto un compagno di squadra che per 3 volte ci siamo alzati in uno spogliatoio per picchiarci, che è Clarence Seedorf, che io amo. Il presidente. Anche perché il presidente è duro, è muscoloso. Adesso siamo come fratelli, cioè io gli voglio proprio bene. Adesso ogni tanto andiamo a fare partite insieme. Però in quei momenti non ci capivamo. Per cosa litigavate? Per tutto. Lui diceva A, io dicevo B. Cioè il mister diceva domani ci vestiamo in bianco. Clarence, no, domani in blu. Lui sempre al contrario. Allora io impazzivo. Clarence, basta, figlio. Dicevo, molla. E poi, che so, dopo delle partite volano parole, perché magari vai fuori casa, non la becchi mai, finisce il primo tempo, e te lo spogliatoio, ti hanno fatto una testa così, uno inizia a dire una parola sbagliata, uno si alza, sai, calcio nello spogliatoio, in tutti i spogliatoi succede tutto. L'importante è finisce la partita, in campo del sangue per il tuo compagno. E poi dopo ho detto, Clarence, uno che ci ho litigato all'inizio, più di tutti, credo nella mia vita, quando una volta passa a Miami mi ha lasciato il figlio, e lui è andato a Los Angeles, mi ha lasciato il figlio 3 giorni a casa mia, per dirti. Adesso è come se fosse mio fratello, però nel calcio c'è talmente tanta pressione che i nervi saltano. Cos'è per te oggi la Coppa del Mondo, nella vita? Ma la Coppa del Mondo è, ho detto prima, è condividere, ormai io condivido, godo nel condividere le esperienze. Non ho, difficilmente riesco a emozionarmi per cose materiali, ma condividerle con i miei figli è per me quello l'obiettivo adesso della mia vita. La mia Coppa del Mondo del dopo calcio è questo. Ho detto, sono stato a Londra a fare Chelsea-Milan. Mio figlio dice, papà, posso venire anch'io a fare, quando vai fuori a fare la Coppa Campione, la Champions League? Gli ho detto, no, devi andare a scuola. E lui mi dice, papà, ma se viene sorteggiato Milan-Chelsea mi porti. Primo sorteggio, lui da scuola mi chiama, papà, hai visto i sorteggi? No, ho detto, vabbè, ho dovuto portare. Io vedere mio figlio che si emoziona, che abbraccia Mason Mount, a me è su questo che mi dà, capito? Mi dà che figata. Immagino che ti hanno chiesto tantissime volte di quella partita contro il Liverpool, no? Immagino tantissime volte. E c'è sempre questa diceria che dice che alla fine del primo tempo eravate negli spogliatoi che già festeggiavate. E invece stavamo litigando anche quel giorno, perché 3-0 primo tempo, partita dove l'abbiamo distrutti. Distrutti, sì. Per me Benitez cambia, mette dentro un altro perché ha paura di prenderne 5 quel giorno. Sai, palla avanti, diciamo Kakà andava a 2000, quell'altro Crespo. Crespo incredibile. Faceva, eravamo troppo più forti. Entriamo nello spogliatoio, già nervosi, già uno dice, ma lì devi scalare tu, no, scala tu, no, devi scalare. Già stava iniziando, cioè, noi litigavamo perché sapevamo che non era ancora finita. Ancora eravamo in tensione della partita, perciò c'è stato qualche screzio e non è vero che stavamo festeggiando. Noi eravamo ancora sul pezzo. Poi dopo entriamo in campo, prendiamo il primo gol, cross, dopo iniziamo ad avvertire che questi ci iniziano a credere. E Gerrard era ovunque, per me l'ha tenuto in piedi lui, perché terzino, era ovunque, dove girare c'era Gerrard. Hanno una fortuna, gli si fa male Kewell, che un giorno era inguardabile. Entra Smith che fa il secondo gol. Che se Kewell non si fa male, rimane lui, perché non lo cambierà mai. E perciò è tutto tranquillo. Entra questo e c'è entrata la paura. Per me dopo il primo, il secondo, c'è entrata un po' di paura. Quando hai paura, inizia a traballare. Ci hanno fatto il terzo. Poi loro appena tirato, uno ha tirato da fuori area, sì. Ha fatto gol.
Poi ci sono quelle partite che ti va bene anche se vai un po' in palla e altre. Qualcuno ha detto pure quella partita la possiamo giocare, rigiocare 5 volte che finisce 5 volte diciamo, vittoria del Milan. Sì, sì. Eravamo troppo più forti. No, eravamo fortissimi. Fortissimi, però ho detto, questa è una lezione per tutti. Squadra, ma noi torniamo in finale nel 2007 per quella partita. Perché noi andiamo in depressione tutta l'estate, tutti. Quell'altro, Rino Gattuso voleva andare via perché non riusciva più a giocare. Io mi svegliavo la mattina, ancora ogni mattina mi svegliavo sempre a pensare a quella cavolo di partita. Eravamo andati, siamo tornati, cavolo abbiamo visto, ci è riscattato, oh, bisogna tornarci perché non può finire così. Cioè non può finire così male che abbiamo fatto l'ultima partita della finale Champions League e perde la finale così. Poi il destino pure lì ha voluto che ribecchiamo loro giocando 100 volte peggio, ma vinciamo. Anche quello era il destino, che è stato per quasi tutti di voi, perché io ho un aneddoto che mi ha fatto capire quanto sia stato duro il colpo di Istanbul. Ero con Hernán Crespo, okay, che segna 2 gol a Istanbul ed è l'unico giocatore ad aver segnato una doppietta in una finale di Champions senza vincerla. Ero con Crespo, stavamo andando a fare, credo, un classico al Bernabeu. Ci stiamo avvicinando a piedi al Bernabeu. A un certo punto lui dal nulla mi fa, no, Ste, io vado. Dove vai, Hernán? No, non ce la faccio. Cosa succede? Perché fa, guarda, c'era Dudek che stava facendo uno stand-up per la TV polacca lì davanti. No, io di lì non ci posso passare. E scherzava, ovviamente, poi è andato anche a salutarlo. Però la sua reazione è stata immediata. Io ho detto, ho capito. È così, però vedi, loro 2 anni dopo hanno avuto la loro seconda occasione e lì non c'era veramente un minimo dubbio sul fatto che ce l'avrebbero fatta, anche perché. Ok, l'ultima cosa. La Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo dice che uno dei diritti importanti è il diritto al gioco, no? Sì. Quanto è stato importante per voi giocare? Tutto. Determinante perché appunto il gioco è l'anticamera del sogno e il sogno è la materia che ti permette di migliorarti, di ambire di più, di crearti un qualcosa che ti elevi. Per cui tutto parte dal gioco. Un bambino, qual è la prima attività cosciente che fa un bambino? Giocare. E lì sei ancora in un universo di purezza, di inizio, e questo secondo me è esplicativo. Dal gioco nasce tutto. E se poi tutto torna anche al gioco, come nel mio caso, che mi occupo nella vita di un gioco, ovvero il calcio, allora puoi essere contento, perché vuol dire che le cose sono incastrate in modo buono. Ma per me no, il gioco è stato tutto. La mia vita, oggi se sono l'uomo che sono, perché ho giocato a calcio, perché mi hanno dato dei valori. Sono nato in un quartiere di periferia importante, con un fratello più grande. Mio fratello ha fatto le sue cose. Io grazie al calcio, adesso è una bravissima persona, mio fratello è una bravissima persona. È un papà di famiglia spettacolare, però nel quartiere io quello non ho fatto nulla, perché io giocavo a calcio. Il calcio mi ha dato delle regole. Cioè, non devo toccare quello, non devo fare questo, perché domani poi devo giocare. Perciò lo ringrazio perché mi ha dato già da piccolo una via. Grazie mille, è stato bellissimo. Grazie a te, grazie mille. Ti porto di là, venite con me. Grazie. Super bello. Poi le chicche su Zeman. Allora, dovete filmare qua. Lo sai chi ti auguro di intervistare? Chi? Parliamo di Baggio. Baggio è un personaggio di questi, sì, molto di più del calcio. Cioè, sarebbe bellissimo. È un personaggio, solo che non e si no, fa mai difficile. Sì, anche secondo me, se Baggio apparisse un po' di più, parlasse un po' di più, contribuirebbe a quella, esatto, anche per a me, quella profondità, a quella... È un personaggio positivo, poi ha un sacco di cose partite. Sì. Ho visto un documentario su di lui che costruisce le papere di legno. Sì, l'ho visto anche io. Ma visto quante ne ha fatte? No, è clamoroso. Un capannone pieno ce n'è. Un capannone pieno di papere di legno? Papere, quelle per la caccia. Sì. Ma personaggio. Incredibile. Si è comprato la terra in Argentina per cacciare. Sì. No, deve essere buddista, straniero, particolare. Ragazzo, 10, Io conosco, ci ho giocato insieme. 10. No, davvero. E poi è uno di quei personaggi che secondo me non so quanta voglia abbia di tornare dentro al mondo del calcio. Ce l'aveva, perché Baggio aveva preparato 200 pagine di progetto per riforma del settore tecnico
e non sono state prese in considerazione. Forse anche era un po' perché era un po' caro, non lo so. Non lo so, io ecco, però potessi avere questo documento e leggerlo, sarei molto curioso. Ma è un sistema difficile questo del calcio, cioè entrarci. Ci sono tanti interessi, perciò c'è il potere, ci sono i soldi, è come in tutti i posti, immagino, è come il governo, sì. No? Sai? C'è potere, anche governo, dire che, sì, che i posti sono pochi, sì, i posti sono pochi. E c'è tanta gente, io parlo magari del mio settore, del giornalismo, no? Tanti ragazzi sognano di far questo. Alcuni anche non hanno totalmente idea di cosa poi vuol dire, perché vuol dire anche a 20 anni non avere più un weekend libero, gli amici vanno a vedere la squadra allo stadio, vanno a sciare, a fare queste cose, e tu invece vai a scrivere di una squadra di eccellenza o devi aspettare. Però il fatto è che poi i posti sono pochi. Sì, è vero. Però ce n'è per tutti, importante è la passione. Ah sì. Emergi, sì, se tu vuoi fare il weekend, ma non sarai mai nessuno.